Grazie Presidente. E qui tocchiamo un altro tema che è emerso anche nel corso della discussione, e cioè sulla necessità di garantire che questi percorsi siano portati a compimento nel momento dell'approvazione della delibera. Infatti, mi dispiace che per esempio sia andata via la consigliera Mennuni, che più volte ha ripetuto che siamo in ritardo, siamo oltre il tempo massimo. Noi, lo voglio ribadire, qui siamo in fase di adozione di variante urbanistica, quindi ancora lontani dall'approvazione, servono ancora alcuni passaggi, dopodiché quando arriveremo in approvazione, quindi con una delibera che dovrà ripassare in aula dopo le osservazioni, le controdeduzioni e così via, verrà firmata la convenzione urbanistica. Solo in quel momento Roma Capitale incamererà questi fondi, questi 43 milioni di costo di costruzione e oneri di urbanizzazione e contributi straordinari. Per cui ritengo che non siamo assolutamente in ritardo e che sia il momento però giusto, quindi questo qui, per avviare questi percorsi. E per questo, con questo ordine del giorno, noi chiediamo di avviare un percorso da concludersi entro, quindi diamo anche, siamo specifici in questo, diamo dei tempi molto chiari, da concludersi entro l'approvazione del programma integrato di intervento che coinvolga attivamente il tavolo tecnico permanente della produzione culturale contemporanea, istituito con la delibera di Giunta Capitolina numero 146 del 2019, in raccordo con i dipartimenti attività culturali ed urbanistica, le istituzioni scientifiche di Roma, che miri a delineare compiutamente le funzioni e le destinazioni del comparto B, attualmente destinato in delibera a servizio pubblico urbano, attrezzatura culturale, città della scienza. Inoltre, impegniamo la sindaca e la giunta a sottoporre gli esiti del lavoro di questo tavolo alle commissioni consiliari permanenti cultura e urbanistica, e ancora a porre alla base delle procedure concorsuali per la progettazione del servizio pubblico urbano le risultanze del lavoro svolto dal suddetto tavolo, contenente la definizione delle principali funzioni e del relativo fabbisogno, ed ancora ad individuare gli ulteriori interventi di riqualificazione urbana da realizzare con il contributo straordinario. Quindi, come vede il consigliere De Priamo, non è che noi non ci siamo posti il problema, ce lo siamo posti, e come, tanto che abbiamo detto che questo percorso deve essere avviato subito, deve essere portato a compimento entro l'approvazione l'approvazione del programma. E mi voglio soffermare anche sul concetto di città della scienza. Se lui ritiene, liberissimo di pensarlo, che noi ci siamo convinti su questo perché Pelonzi ha rilasciato un comunicato, ha fatto un'intervista, io non lo so, non ho neanche letto, credo che questo, diciamo, è una sua idea, però mi permetto di dire che noi ne parliamo da tempo sia con l'assessore Bergamo che con l'assessore Montuori, quindi probabilmente c'è una lettura del pensiero. Su questo vorrei dire che quando si parla di museo della scienza è un termine talmente generale, di carattere generale, perché noi siamo abituati a pensare alla scienza come alle scienze esatte, e quando ci sono anche le scienze umanistiche. Quindi quello che noi potremmo individuare in questo percorso è qualcosa di molto più ampio di quello che noi immaginiamo quando pensiamo al museo delle scienze tradizionali. Quello è un museo ottocentesco, mi permetto di dire. Magari se va in altre capitali europee, va a visitare il Museo delle Scienze e si trova le vetrine con le teche, con le esposizioni dei binocoli o dell'animale imbalsamato. Noi sicuramente non vorremmo realizzare una cosa del genere. Siamo nel 2020, per cui ci immaginiamo una struttura molto più innovativa che possa avere delle funzioni molto più duttili,
utili e, come ha detto anche l'assessore nell'intervento di illustrazione della delibera, deve essere anche un polo culturale che non solo abbia delle relazioni e dei legami molto stretti con il Maxxi, con l'Auditorium, con tutte le strutture culturali vicine, ma che sia anche il polo di una rete culturale cittadina, perché non ci dimentichiamo che questo è sarà un luogo culturale di livello urbano e quindi dovrà entrare a far parte di una rete e potrà svolgere anche la funzione di raccordo tra punti dislocati su tutto il territorio cittadino, anche nelle periferie. Quindi noi ci immaginiamo qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che forse immaginano le opposizioni, e saremo ben contenti di arrivare alla definizione di questo contenitore, lo voglio chiamare così in senso generico, proprio perché siamo noi a doverlo riempire di funzioni. Appunto, questo percorso verrà fatto entro l'approvazione e questo è quello che verrà fuori, gli esiti di questo lavoro costituiranno la base del futuro concorso di progettazione su quella che noi oggi chiamiamo, per identificarla, Città della Scienza, Museo della Scienza. Grazie.